E quindi sono con l'attore, il grande attore Paolo Sassanelli, oggi al San Nicola in occasione di Baritano, tifosissimo del Bari. Una bella vittoria, tra l'altro culminata con la sconfitta del Palermo, meglio di così, una doppia gioia, Paolo. Più che una doppia gioia, diciamo, il primo di tutto perché sono tornato a Bari oggi e sono venuto prima proprio per andare a vedere il Bari, per venire a vedere il Bari. E poi abbiamo giocato, c'è la prima volta che non faccio veleno, perché di solito noi facciamo sempre veleno. Stavolta no, devo dire, se gioca così il Bari non ce n'è per nessuno. Dicevamo tra l'altro a microfoni spenti che gare così negli altri anni, cioè, no, li avremmo perse, diciamo. Le avremmo perse, se ci andava bene le pareggiavamo, invece quest'anno le vinciamo subito al primo tempo, quindi devo dire non voglio fare quello molto ottimista, però sono ottimista assolutamente per quest'anno, sta giocando bene il Bari. Dovessi scegliere un giocatore? Botta mi è piaciuto stasera molto Maita, ha giocato una partitone strepitoso e mi piace il centravanti Paponi. Vabbè, poi c'è Antenucci, Mirko è un mito, quindi ha fatto gol stasera, ha fatto un gran bel gol, però devo dire tutti i giocatori mi piacciono molto, mi piace molto Mallamo, sì, c'è una bella squadra, c'è una bella, un bello organico il Bari, c'ha tutto, insomma, ci abbiamo 8 punti, ne manco, siccome mancano 2 punti in più. Domenica c'è il Palermo. Domenica c'è il Palermo, ma non mi preoccupo, sai, perché andiamo abbastanza con 8 punti di vantaggio, voglio dire, ci andiamo un po' più alti. Se giochiamo con l'intensità come ho giocato stasera e con che qualche rabbia in più, perché col Palermo non sarà facile, se portiamo il risultato a casa è fatta, non ce n'è più per nessuno. Parlando invece artisticamente, come mai qui a Bari vogliamo... Perché faccio teatro da fine settimana, venerdì e sabato a Monopoli e poi tutto Natale sto qua in teatro al Kismet, che è uno spettacolo che si chiama Quanto Basta, con Lucia Zotti, la regia di Alessandro Piva, che è regista della Gabbagira, insomma. Quindi tutti a vedere Paolo Sassanelli. Grazie Paolo. Se venite siete miei ospiti. Qui all'interno dello stadio San Nicola, tra l'altro con le 3 palle, no? Simbolo dei 3 gol al Taranto. Lo sapeva, lo sa sempre tutto, San Nicola è dappertutto, conosce tutto prima di noi. Sono con il regista ovviamente Antonio Palumbo, è anche attore, autore tra l'altro, è uscito pochi giorni fa il film su San Nicola, oggi allo stadio San Nicola, che Bari hai visto? Ho visto un bel Bari, il Taranto insomma non ha fatto una grande partita, l'abbiamo risolta già nel primo tempo, poi col terzo gol ci siamo un po' rilassati, è arrivato il gol del Taranto, però insomma l'abbiamo controllata, non è stata una delle partite più difficili, più 8 sulla seconda, quindi insomma speriamo di passare un buon Natale, la prossima sarà col Palermo, se riusciamo a prendere almeno un punto insomma. Siamo più tranquilli, no? Mentre parlando ovviamente del tuo film, come possono vederlo i tifosi? C'è possibilità di poterlo ancora vedere al cinema? Beh, noi siamo usciti in un periodo in cui di solito escono insomma, i mostri sacri della stagione cinematografica e quindi abbiamo avuto il nostro spazio per una settimana, questa sera sarà l'ultima proiezione qui a Bari, poi saremo il 21 a Milano, è un piccolo film che non ha una grande distribuzione, quindi insomma noi contiamo sul pubblico perché se il pubblico risponde e affolla le sale ci sarà più possibilità di vederlo in giro. Spero di tornare di nuovo con una programmazione a Bari, magari con l'anno nuovo e vi aspetto insomma. Perché... Tutto Bari è seguito in tutta Italia, quindi è valido anche ovviamente per chi vive in Lombardia, quindi possono venire tranquillamente a vedere il tuo film. Vabbè ragazzi, e allora cioè non avete scuse, dovete venire a Milano a vedere il film e poi quando lo faremo a Roma, Torino, Napoli e poi magari di nuovo Bari.